Ciao Micenac, buongiorno, era davvero un bel pezzo che non ci vedevamo. Finalmente dopo tanto tempo, ve l'avevo promesso, faremo un video su come fare le operazioni con il drone per la fotogrammetria. Lo so, lo aspettavate tutti. Sigla! Ho qui con me Mavic Air 2S con il suo radiocomando, ma il nuovo arrivato è qui con noi, Mini 3 Pro, eccolo qua, un super drone appena arrivato, l'ho preso con il radiocomando, quella nuova versione. Sicuramente vi farò vedere come funziona, l'ho già provato. DJI rilasciato ormai da tempo le SDK per usare Air 2S con DJI e questo è molto positivo. Sicuramente quindi faremo le nostre riprese della fotogrammetria con l'ICI tramite Mavic Air 2S, che è un grande drone, una grande telecamera, un grande controllo, una grande stabilità, quindi sicuramente faremo un'ottima missione di volo. Ancora DJI non ha rilasciato troppo presto la SDK per utilizzare il Mini 3 Pro. È un drone fantastico, 249 grammi, non ve lo sto a spiegare, lo vedremo in una prova di volo in un prossimo video, spero di utilizzarlo per le vacanze, ma ora vediamo come utilizzare l'ICI con l'applicazione sul computer, quindi come primo passo impostiamo sul computer attraverso l'applicazione di l'ICI, impostiamo il nostro piano di volo e vi spiegherò una cosa nel modo più semplice possibile, come calcolare attraverso una semplice funzione matematica a quale distanza far volare il drone, con che tipo di risoluzione, e vedremo anche insieme come fare l'intervallo di fotografia rispetto alla distanza da terra del drone. Non è troppo complesso, dietro ci sono calcoli complessi, io cercherò di utilizzare un metodo il più semplice possibile, ma vediamolo insieme. Allora, amici, come fare? Come fare a verificare più o meno, diciamo, con un drone che voli a circa 30 metri di altezza dal suolo, quale potrebbe essere il lato lungo, quindi il lato più lungo che noi possiamo riprendere con un singolo scatto. Tutto questo dipende da una funzione, diciamo, come dire, lineare, da un'equivalenza lineare nella quale noi metteremo per L il lato del sensore del drone, L grande l'incognita, H l'altezza nota di 30 metri del drone e questa distanza qui chiameremo P piccola, che non è altro che la focale sempre in millimetri del drone. Quindi se noi facciamo l'equivalenza, L grande, che è il lato che vogliamo trovare, lato L piccolo, che è il lato del sensore del drone, deve essere uguale a H, l'altezza del drone, fratto P piccolo. Quindi L grande uguale a H per L piccolo fratto P. Quindi se noi abbiamo un drone che vola a 30 metri, riportando tutto in metri, L è il lato del sensore che è 2,54 cm, essendo un pollice il sensore del drone A2S, quindi portandolo in metri viene 0,0254, mentre la focale è circa 1,6 cm, mi pare, 17 mm, una cosa del genere, quindi 0,016. Se facciamo questa equivalenza, vedete che questo numero viene circa intorno ai 35-36 metri, vado a memoria, va bene? Quindi abbiamo trovato in questo modo sostanzialmente qual è? Ma perché è utile questo? È utile perché se noi abbiamo un terreno da riprendere con la fotogrammetria, dividiamo questo terreno sostanzialmente in campi, diciamo, di fotografici. Se noi sappiamo che il nostro drone, il lato maggiore che può prendere un lato di 35 metri, cosa faremo? Siccome dobbiamo immaginare di sovrapporre le fotografie almeno dell'80%, quindi vuol dire che 15 metri di spostamento, beh, io vorrò dire che vado a volare il mio drone a velocità di circa 3,5-4 metri al secondo e faccio uno scatto ogni 3-4 secondi. E per darvi un primo rudimento di come fare un rapido calcolo da soli a casa per capire come impostare la vostra missione col drone. Ma vediamo adesso in applicazione come fare a portare tutto questo concetto che abbiamo detto in l'ICI. Abbiamo visto questo schemettino che ho provato a fare velocemente insieme a voi, ma il tema fondamentale è che dovete fare l'equivalenza fra due triangoli, quindi un triangolo che è formato dalla dimensione di quello che è il vostro sensore, dal lato maggiore se volete in millimetri, e dalla focale, quindi dalla distanza della focale, sul piano della focale del vostro drone, secondo del drone che avete. Dopodiché l'altra dimensione, naturalmente, scusate il foglio si muove, l'altra dimensione naturalmente dovete considerare la proiettata a terra. Quindi facendo un'equivalenza, lato del sensore
sta al lato, diciamo, più grande che vogliamo proiettare dal suolo, così come l'altezza della focale sta alla distanza del drone da terra. Generalmente a 30 metri dal suolo la proiettata a terra di quello che è l'equivalenza della dimensione del sensore, nel caso dei droni tipo l'R2S equivale a circa 35-40 metri, ma fate i vostri conteggi e lo verificherete. C'è poi un coefficiente molto importante che è GSD, che sostanzialmente è pixel, quanti centimetri, millimetri fatta la foto a terra, quindi chiaramente se io voglio una risoluzione maggiore devo stare in buona sostanza a un'altezza non troppo elevata, dai 30-40 metri generalmente un ottimo sensore di un buon drone, un pixel corrisponde a circa un centimetro, quindi un'approssimazione per noi ottima. Ma ora prendiamo il computer, eccolo qua, il mio fedelissimo MacBook Pro 14 pollici, lo accendiamo e andiamo sul portale di Ricci e vi faccio vedere come si fa a impostare su una mappa una proiettazione di fotogrammetria. La prepariamo con Ricci sul computer, poi la trasferiamo sull'applicazione, colleghiamo il nostro amato drone con l'applicazione Ricci con il nostro iPhone o quello che avete, lo colleghiamo, lo sincronizziamo in questo caso con R2S con il quale Ricci dialoga perfettamente e facciamo partire la missione. Ok ragazzi, allora se entriamo qui in Ricci, naturalmente io ho già il mio account, fatemi un account, ve lo consiglio, è gratuito. Andiamo su Mission Hub. Supponiamo di dover fare un'operazione in un'area a casa, supponiamo di fare quest'area qui. Lì ci si apre, funziona molto bene, molto semplice da utilizzare, ma molto molto completo. Vediamo rapidissimamente come funziona. Creiamo il nostro primo waypoint. Come vedete si apre una schermata, ci dà la latitudine, la longitudine, la posizione. Possiamo già impostare l'altezza del drone dalla partenza della missione, supponiamo 30 metri, quello che ci torna meglio, ovviamente potete mettere la scritta qua, ok? Perfetto. La velocità di crociera poi lo vediamo insieme dopo, il raggio di curvatura lo vediamo insieme dopo, il gimbal, questo è molto interessante, lo vediamo insieme dopo, faremo un primo giro veloce ragazzi, poi magari approfondiremo, ok? E adesso ci creiamo, va bene, dopo abbiamo studiato più o meno le distanze, abbiamo stabilito magari che vogliamo che questo drone faccia un volo in 10 metri, ci creiamo la nostra griglia, va bene? Niente di più semplice. In questo momento poi, prima di procedere nel dettaglio, guardiamo setting. Vogliamo che il nostro drone sia in metri. Heading mode, questo è molto molto importante. La testa del drone. Auto vuol dire sostanzialmente che il drone avrà la prua orientata verso il senso di marcia. Possiamo lasciarla in posizione iniziale, possiamo selezionare manualmente come girarla, oppure custom. Di nuovo, sono infinite opzioni, voglio fare veloce oggi, poi magari faremo un video più preciso, più lungo, ma oggi voglio farvi vedere come velocemente creare un'operazione senza, tra virgolette, impazzire troppo. Alla fine dell'azione, return to home, path mode, praticamente facciamo il percorso che fa una curva, oppure questo può andare col drone se ruota la prua. La velocità di crociera, questo è molto importante. Chilometri orari. Voi sapete che un metro al secondo equivale a circa 3,6 km orari. Abbiamo detto che noi volevamo fare circa 3 metri al secondo, quindi equivale a circa 10-12 km orari. Quindi impostiamo 11 km orari e 50. Massima velocità, beh, questo ci interessa il giusto, comunque facciamo velocità di partenza. Vedete, ogni 3 secondi, possiamo anche impostare ogni 8 metri, ma io preferisco mettere secondi, quindi ogni 3 secondi lui scatta una foto. Quindi vuol dire che se fa 3 metri al secondo, vuol dire che fa una foto ogni 12-13 metri. Gimbal ci piace impostarlo manualmente, cioè lo settiamo a circa 45 gradi quando il drone parte e lo facciamo andare così. Naturalmente poi possiamo anche inventare di farlo con un point of interest oppure interpolando la posizione del gimbal che può variare a seconda della posizione. Per il momento di nuovo rimaniamo sul basico. Se spuntiamo questo possiamo poi esportare addirittura in Google Earth e vedere il nostro volo del drone in 3D, ma a noi questo al momento non ci interessa. Facciamo close, zoomiamo, come vedete il drone si sposta, vedete la prua del drone, questo simbolino azzurro è il drone, vedete il primo punto gira, si ruota, fa una curvatura, vedete? Questo è il raggio di curvatura che fa il drone, possiamo anche evitarlo, ma a me piace comunque faccia una curvatura anche se va più piano. Si posiziona qui, sale e qui vede tutta la scansione, va bene? Qui ci dice che sono 300 metri e un'operazione dura circa 2 minuti. Quando arriverà in fondo, nel punto numero 8, naturalmente poi lui farà il suo bel return to home. A questo punto abbiamo fatto molto veloce, lo possiamo esportare come CSV, aprire un Excel, fare un tabulato, spostare i parametri
è veramente molto ricco e molto complesso, ma anche, se volete, semplice. Questa operazione la salviamo, gli diamo naturalmente un nome che verrà nel nostro cloud, la chiamiamo prova, e la salviamo. A questo punto usciamo e entriamo nell'applicazione Lirci, sull'applicazione del nostro tablet, e la colleghiamo col drone. Scusate, ragazzi, sono da solo in casa. Devo arrangiarmi. A questo punto, cosa facciamo? Accendiamo il nostro telefonino, prendiamo il nostro Mac, prendiamo il nostro controller, facciamo tutta la solita operazione, quindi prendiamo il solito pulsante, lo sapete ormai amici di Nike, lo teniamo premuto, il drone parte, si attiva. Vi risparmio tutta questa fase, la conoscete meglio di me, tutto fatto in diretta, non c'è trucco, non c'è inganno, scusate gli occhiali, se no io non ci vedo. Apriamo l'applicazione Lirci ed ecco, lo vedete, ora vedete sullo schermo, questa è una missione che già ho impostato. Andiamo su Waypoint, andiamo su qui, cartella, prova, carico, e la vedete, eh? Amici di DroneHack, lo vedete bene? Eccola qua, ho caricato la missione, spero si veda, comunque sto recitando lo schermo. A questo punto cosa posso fare? Ovviamente posso zoomare avanti, indietro, tutti i tastini. La cosa più importante da fare è questo pulsantino qui, che io posso decidere se fare un video, ma nel nostro caso mi interessa fare delle foto, quindi setto le foto, e in questo caso io posso mettere e scegliere le impostazioni. Questo è veramente molto importante. L'esposizione, vabbè, lo sapete, vabbè, dopo lo vediamo, più quattro. Mi interessa adesso due cose fondamentalmente. Le foto salvate come JPEG, non salvate come RAW, ok? Solo JPEG, perché quando dovete farlo poi sul software JPEG funziona. Dimensione foto 3 su 2 va bene, non 16 noni. Modalità di ripresa, a questo punto è molto importante, perché dobbiamo fare una foto ogni 3 secondi, che è l'intervallo che abbiamo impostato su Lirci, va bene? Poi tutta una serie di altre impostazioni, tutte molto utili, le impostazioni del blocco, in regola la rotazione del gimbal, che posso impostarlo più o meno di gradi. Dai ragazzi, voi studiatevelo con calma, va bene? A questo punto, una volta che ho finito, ripiccio questo tasto e ragazzi, che vi devo dire? A questo punto facciamo partire l'operazione pigiando il tasto play, non lo pigio perché sennò lui comincerebbe a volare, ok? Poi ci sono una serie di opzioni, io posso naturalmente verificare l'attitudine. Allora devo sbloccare, abbiate pazienza, scusate, vedete questo qui, sblocco, mi metto qua e sblocco l'altezza, dico che sono a 60 metri, dai, avete capito? È veramente un'infinità di opzioni, posso cancellare questo waypoint, lo posso fare addirittura disegnare un'operazione. Posso disegnare un'operazione che sta qui, lo vedete? Che spettacolo, eh? È veramente una funzione eccezionale questa di Lirci. Io lo uso ormai da un mesetto con Live 2S e francamente sono stato troppo veloce, lo so, ma il video voglio sia rapido. Questo è il primo video di preparazione, poi faremo domani e dopodomani, vado in campo volo e facciamo il video facendo partire un'operazione vera e vediamo come si comporta il drone. Amici di Nike, dai, lo so, sono stato troppo veloce, mi dispiace, mi scuso con voi, ho cercato di fare presto perché voglio montare questo video stasera in modo da pubblicarlo pam pam al volo. Vi ringrazio, Mini 3 Pro, presto su questi schermi, levo là, eccolo qua, Mavic Air 2S, una certezza, un grande drone, potente, veramente affidabile, grande sensore, grande ottica, faremo con lui il volo per l'area fotogrammetria, perché ancora, vi ho detto prima, l'SDK di questo uscita adesso, quindi ci vorrà tempo, io penso a fine agosto, dicono che esca l'SDK. Che vi devo dire? Vi ringrazio, vi saluto, attivate la campanellina qui sotto, iscrivetevi al canale, siamo quasi 3800 iscritti, sono molto felice, mettete like, vi prego, questi video lo so, li faccio raramente, ma cerco di venirvi sempre incontro. I miei video tutorial hanno avuto un grande successo, sono molto contento, vedo di farne degli altri, in questa settimana prossima sono un po' più tranquillo dal lavoro. Vi prometto che riprenderemo un attimo a fare dei video anche di come volare con il drone con qualche comando avanzato. Vi ringrazio, vi saluto, ciao da DroneHack!